Bene ragazzi, sono qua sul trasferimento per la quarta prova speciale di questa Transvaraita. Quest'oggi abbiamo percorso i primi 1300 metri di dislivello, giusto Omi? Sì. Mi confermi, 1300 metri di dislivello pedalati, un po' pedalati, un po' portage, per un totale di circa un paio d'ore di trasferimento. La prova speciale sono riuscito a vincerla con un tempo di figata con 9 minuti e 57 e posso concordare, una figata. Quello che mi è piaciuto di più sono stati i tornantini da anticipare alla francese, qualche no espresso ignorantino. C'è stato anche un tranello, perché adesso stavo arrivando veramente forte in un punto, mi sono trovato 10 metri dove sono dovuto scendere, stire il ciclocross, buttare sulla bici e partire a spingere come un matto, poi di nuovo guidare. Poi pensavo che era finita che era quasi finito il punto da pedalare, tutt'altro, è iniziato un bel pianone di 500 metri dove c'era da spingere bene, e talmente ero bollito, ho imboccato per puro sbaglio, per puro caso, la... Tutti abbiamo imbroccato per puro sbaglio. Anzi, anche tu? Tutti. Stavo andando tutti, via dritto. All'ultima ho visto che c'era il sentierino angelo destra e vabbè, per fortuna è bello riuscito. Di correre a vista. Esatto. Race per tutti, terreno sofficissimo, non era passato nessuno. È vero, è vero. È la stessa sensazione di quando vai in powder con lo snowboard. Più o meno la sensazione è stata quella. E una parte finale con degli tornantini che non sapevi mai se mollare, aprire, mollare, aprire. Sta di fatto che insomma io mi sono divertito tantissimo, ho chiuso la prova in 9.57. Secondo... di pietra è sul pezzo finale vicino al torrente. Ustia, neanche me ne stavo ricordando. Il torrente l'ho imbroccato anche con lui. Ho fatto un bunny hop alternativo, non so come ho fatto star dentro. Penso che l'abbiamo fatto in parecchi quel bunny hop alternativo. Perché arrivavi proprio troppo pieno per poter scegliere altre linee. Okay. O passavi. È andata così. Molto, una PS veramente 10 minuti e 34 ho fatto io. Ma veramente tosta, perché c'era da menare veramente tanto. Sempre da guardare avanti, testa alta. Secondo me, io adesso chiedo anche a te, però secondo me questo qua è il vero format dell'enduro. Nel senso, è quello che a me, almeno, vero o no non lo so, però è quello che a me piace, francamente. Diciamo che qui esce la persona che mentre guida guarda avanti e che è pronto ad ogni imprevisto. Dunque la guida non deve essere solo gas aperto, ma controllato, e saper dosare veramente le proprie forze, dosare le capacità della bici, portare in fondo la bici con tutti i pezzi. È una bella cosa. E ecco, sì, questo qua è un vero format di enduro, dove nessuno o pochi local conoscono un po' i sentieri, ma come vedete non è che possono conoscere, visto che non sanno dove stiamo andando. L'ampiezza di questa vallata, di questo territorio, non sappiamo se scendiamo a destra o a sinistra. Nel frattempo un bel ruscello che probabilmente guarderemo a modi bunny hop e via. Quindi questa qua è stata un pochino l'impressione della prima prova speciale della seconda giornata. Adesso ci sarà la seconda giornata e abbiamo visto come da un giorno all'altro, per i più accaniti a livello di classifica, come è cambiata, perché da ieri che eravamo, insomma, eravamo più o meno tutti lì, erano 6 minuti, 7 minuti forse, sì. No, 6 minuti è qualcosa il totale delle PS. Oggi una sola PS da 10 minuti con dentro di tutto pedalato, rocce e via dicendo. Io che prendevo circa 20 secondi dal primo, adesso mi ritrovo in testa con 4 secondi sul secondo e 8 sul terzo. Quindi totalmente, è il bello di queste gare. Poi adesso può essere, ci sarà una discesa molto lunga, può cambiare ancora tutto. Basta fare un piccolo errore, beh, come in tutte le gare. Comunque qua, quando fai il piccolo errore, ma non sai quanto hai ancora da fare, non sai quanto hai perso, perché non conosci niente. È proprio il segreto di queste cose, andare occhi aperti e sempre attenti. Tra l'altro, poi chiudiamo, che siamo quasi arrivati, più o meno. E tra l'altro, pronti via, sono riuscito a far subito una bella rusticata, sennò poteva andare anche un pelino meglio sta PS. Però forse è meglio che ho fatto la rusticata all'inizio, almeno mi sono calmato e ho usato la testa per guidare. Pronti via, due curve, c'era una scalinata, non so, sono entrato troppo pieno, mi è partita via la ruota davanti, a sapere cosa ho combinato. Sono riuscito a cadere davanti a tutti i fotografi nel punto più semplice della PS, quindi stay rustic all the time. Però vabbè, insomma, a parte quello sono ripartito senza grossi problemi, abbastanza lucido. Infatti, insomma, sono molto soddisfatto della prima PS, divertito, e sia dal lato
divertimento puro, ma anche dal lato agonistico, dai. See you later, tschüss. Adesso vai deciso, adesso deciso.
dai, giù.